Senza energia elettrica il centro anziani di Via della Repubblica a Pagani. Vi abbiamo raccontato questa storia lo scorso mese di maggio. Sembrava un banale seppur grave ritardo nel pagamento da parte del comune della bolletta Enel del bimestre di riferimento. Da allora sono trascorsi 5 mesi e mezzo. I quasi 500 ospiti della struttura, divisi in 3 associazioni, Gruppo Maria Santissima, Maestri del Lavoro e Associazione Pensionati, si sono dotati di candele e lampade di emergenza che ricaricano a casa e trascorrono così un po' di tempo nelle fredde sale del centro fino a quando, di solito verso le 16:30, cala il buio totale e loro se ne tornano a casa. Nella beffa il senso di un'ulteriore presa in giro. Da 5 mesi e mezzo, ogni lunedì, una delegazione di soci va a chiedere spiegazioni ai funzionari degli uffici finanziari del comune per sentirsi dire di ritornare il venerdì successivo e poi di nuovo lunedì, e così sono passati quasi 6 mesi. Oggi l'ennesimo tornate la prossima settimana e ha indotto i battaglieri nonnini ad una battaglia. Vogliono vendere cara la pelle e da allora tirano fuori il sospetto che dietro il buio al centro anziani possano esserci altre vicende ben più complesse. Nell'ordine, ma sono soltanto ipotesi, la volontà di trasferirvi gli uffici del consorzio di bacino Salerno 1 in via di sfratto, un non regolare allaccio al contatore del centro di altri immobili pubblici e privati dell'area, un più ampio debito del comune con Enel che si aggirerebbe a quasi 900.000 euro. Non si può giocare a carta, non si può giocare a biliardo, non possono ballare. Le donne facevano anche loro, si facevano anche loro la loro partitina. Adesso non si vedono proprio più, perché dice andiamo lì, cosa andiamo a fare? A guardarci in faccia nel buio? E se ne vanno. Perciò sta gente dovrebbe prendere dei provvedimenti, perché se oggi ci siamo noi che siamo anziani, domani ci saranno loro. Noi volontari del gruppo Maria Santissima, all'interno di quella stanza, 2 stanze che ci hanno dato incomodato, c'è un frigorifero di cui io sono abilitato con mini defibrillatore in caso di emergenza per il centro anziano. Ho insulina in caso di un diabete che ne ha bisogno. Ho le siringhe per attivare la circolazione per il primo soccorso. Questi signori sono degli animali che non conoscono, non capiscono che cosa significa collaborazione.